5,42 euro. Ah, però, c'è diretta che vogliamo mangiare. Eccoli qua che sono collegati. Chi? C'è qua. Ah, quattro collegati. Ah, vabbè. Dovete mettervi da sta parte però, davanti, pullula, davanti. Milano pullula. No, ma ascoltate, se è per quattro noi ce ne andiamo a mangiare a quest'ora. Brava, brava, fai la spiritosa. Io mi vendo per quattro voti. Che cattivo. Guardate, li stanno guardando, non credo che scherzate. Vabbè, insomma, siamo appena usciti dall'incontro di qua col ministro Orlando. Incontro. Bah, possiamo dire buono a metà, nel senso che c'è ancora qualche margine di manovra, c'è ancora qualche giorno per poter sperare in un cambio di rotta. Possiamo dire siamo leggermente fiduciosi, non troppo, e quindi sarà comunque il caso di continuare con le proteste che abbiamo messo in campo negli ultimi mesi con molta forza e determinazione, anche perché abbiamo fatto capire chiaramente al ministro Orlando che nelle nostre intenzioni c'è quello di assolutamente di andare avanti sulla strada del ricorso al TAR. Questi sicuramente sono gli aspetti fondamentali. Passo la parola ai deputati, in questo caso è Massimo De Rosa, che è anche vicepresidente della Commissione Ambiente. Allora, in gergo tecnico siamo parzialmente soddisfatti della risposta del ministro e direi che aggiungo solamente che abbiamo fatto la differenza, nel senso che finalmente è andata a parlare col ministro persone che sapevano di cosa stavamo parlando, quindi non siamo andati per fare uno spot elettorale, ma siamo andati per parlargli di contenuti concreti e di proposte concrete sulla Romonza. Il ministro sembra aver appreso anche delle situazioni nuove, non aveva idea di quello che era successo effettivamente, aveva delle lacune in alcune parti, perché probabilmente il ministro dell'ambiente guarda tutta Italia, non può avere dettagli su tutto. Comunque l'abbiamo aggiornato e speriamo che questo sia servito per portare un po' di speranza, diciamo, nelle prossime azioni del governo. Silvana Carcano. Che dire, boh, che aggiungo, è già un risultatone aver tenuto questa promessa, chiamiamola così, di aspettare a firmare e prima di firmare chiedere a Serravalle, provveditorato e comunque le parti coinvolte, la commissione via, di riverificare per l'interramento, quindi lui si è reso disponibile a questo confronto e ha messo in evidenza il fatto che Maroni gli ha dato il cerino, la patata bollente, soprattutto ha detto che Maroni ha detto è contro l'interramento, dichiarazione chiara Maroni, la Lega è contro l'interramento. Quindi questa è una cosa importante da dire. Anche il provveditorato. Ma come, in regione non aveva fatto la delibera? No, infatti Maroni ha fatto la delibera che prevede di non interrarla e ha detto infatti contiamo i morti. Però siccome ci prendono per i fondelli in consiglio regionale, la stessa Lega firma per l'interramento, che si parlino tra di loro, perché se Maroni ha detto testualmente, cioè parole testuali del ministro, che Maroni ha detto che non vuole l'interramento. Sì, purtroppo sì, ha dichiarato esattamente così. Questo è stato ben chiaro. Quindi adesso c'è questa verifica da parte del Ministero, dal Direttore Generale, con Serravalle, con il Provveditorato e con la Commissione. E poi ci risentiremo, quindi con tramite i parlamentari farà sapere che cosa otterrà questo risultato, se si può riaprire un tavolo di lavoro per interrare la Romonza nel tratto nell'otto 1, se invece ci sarà una chiusura da parte di questi enti, quello che ha detto il Ministero è io vi ricontatto comunque per capire se ci sono soluzioni alternative meno impattanti, quindi in ogni caso ci risentiamo. Quindi la nostra speranza è che qualora lo scenario negativo facesse pensare che nessuno vuole l'interramento per chissà quale strano motivo, la nostra speranza è che oggi il ministro abbia capito che c'è ancora un'altra possibilità, che è non fare niente a Paderno. Sì, questo gli è stato detto chiaramente. Gli è stato detto chiaramente e lì io, però magari è stata una mia illusione, non lo so, mi è sembrato sorpreso il ministro. Sì. Perché quando gli abbiamo detto, ma scusi, la Romonza alla fine c'è già, c'è a due corsie per senso di marcia. Il lotto 2 abbiamo verificato perché gli ultimi 20 hanno detto che non si tocca, non perché va bene così. Allora ci dovete spiegare perché dovete toccare il lotto 1 quando il problema è il lotto 3. E in effetti lui è rimasto perplesso, come dire, beh, è vero, perché? Ecco, il lotto 3 a Baranzate che dovrebbe essere realizzato secondo le richieste dei cittadini e dei comitati e non a raso come è stato previsto, anche questo.
è stato ribadito. E quindi, boh, insomma, ci è sembrato che il ministro si sia reso disponibile, abbia capito anche tante questioni che probabilmente non aveva colto, come anche le questioni tecniche, quando hanno sostenuto che ai due imbocchi entrata e uscita ci sarebbe il stato tunnel. Un inquinamento maggiore, gli aveva spiegato che non è così. Quindi abbiamo avuto il modo davvero di fare questo confronto. Diciamo che al procedimento di via è arrivato un progetto dell'interramento che non era completo. Esatto. È arrivato un progetto presentato che non era completo. Esatto. Automaticamente il progetto non completo ha causato dei problemi all'approvazione della via e comunque alle modifiche per l'interramento. Esatto. Se noi riusciamo a dimostrare che non ci sono questi problemi, potremmo avere la carta vincente in mano. Quindi i tecnici del comitato per l'interramento, preparatevi perché probabilmente ci sarà ancora da lavorare per cercare di far cambiare il progetto. Un'altra cosa rivoluzionaria è che un rappresentante dei comitati che vivono la zona e tutte queste zone devastate da queste mega autostrade allucinanti, si sia messo a confronto con un ministro. E la cosa sorprendente è che questo cittadino era molto più preparato del ministro stesso e del tecnico, quindi è una cosa stratosferica, veramente complimenti a tutti voi che vi organizzate, complimenti a Massimo, a Silvana, a Emiliano, a tutto il gruppo, perché si sta portando avanti una battaglia che non è politica ma è una battaglia di buon senso. Quindi grazie a tutti i cittadini che credono in questa evoluzione del sistema politico, e non finisce qua. Allora, l'ultima cosa, per essere il più possibile precisi, il ministro comunque ha precisato che lui dovrà comunque giungere a una firma del decreto entro i tempi stabiliti che gli sono stati tra virgolette dettati negli ultimi giorni, quindi comunque intorno al 15 di novembre. Però ci ha tenuto a precisare, perché noi gli abbiamo fatto un'obiezione di questo tipo, allora una volta che lei firmerà il decreto sarà valida e inizierà i lavori. Lui ha assicurato che questa cosa non potrà avvenire, perché comunque ci dovrà essere un ritorno in conferenza di servizi per l'approvazione definitiva, solo da quel momento Serravalle potrà iniziare i cantieri. Quindi abbiamo ancora un pochino di tempo, un pochino di giorni per continuare a fare quello che abbiamo saputo fare in tutto questo periodo, quindi pentolate, mobilitazioni, e più tempo ancora per prepararsi per il ricorso al TAR, e questo gliel'abbiamo già detto, fatto capire chiaramente, noi lo faremo e noi li bloccheremo, questo è fuori discussione. E adesso andiamo a mangiare. Sì, abbiamo fame. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.